Il mancato pagamento dell'assicurazione degli automezzi è stato decisivo per la risoluzione del contratto alla Tundo, lo riferisce l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, che già nelle scorse settimane aveva annunciato che il comune di Fano aveva diffidato l'azienda e pagato le polizze per garantire la riattivazione delle linee. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Lega Fano, che già novembre aveva denunciato la mancata manutenzione e l'usura delle gomme, una situazione allora ritenuta sotto controllo da parte dell'amministrazione, ma che la Lega aveva deciso di rendere pubblica dopo le segnalazioni dei genitori e le confidenze dei dipendenti, si legge in una nota, che lavorano in quelle condizioni coscienti del rischio per loro stessi e per gli alunni. I consiglieri hanno chiesto di convocare la commissione consiliare competente per avere aggiornamenti sul passaggio al nuovo operatore. Noi il 7 di dicembre, come avevamo annunciato proprio ai microfoni di Fano TV, abbiamo inviato una diffida con una serie di contestazioni puntuali alla ditta Tundo, rispetto alla quale avevamo dato 15 giorni di tempo per, come dire, fornire risposte e soprattutto iniziative adeguate a una situazione di difficoltà che ormai da 3 mesi si registrava. Le risposte sono arrivate, sono state valutate insufficienti e quindi, come avevamo anticipato come eventualità, abbiamo proceduto alla risoluzione per inadempimento del contratto con la ditta di Lecce. A questo punto, l'abbiamo già ricordato, essendo il nostro servizio scuolobus all'interno di un appalto della provincia di Pesaro Urbino del 2015, abbiamo interpellato il secondo giudicatario che all'epoca era entrato nella graduatoria, quindi la ditta Frate Arcangeli di Frosinone, che ha accettato formalmente di subentrare nel servizio e quindi le linee di scuolabus che sono attive nella nostra città ripartiranno regolarmente a partire da lunedì 10 con una nuova ditta con una scadenza contrattuale che è quella che era prevista per l'appalto della Tundo, quindi il 31 agosto del 2022. In queste settimane, ha ricordato Mascarin, abbiamo garantito il carburante, la manutenzione nelle officine e il cambio delle gomme per assicurare una continuità del trasporto in tutta sicurezza. Verrà convocata poi la commissione consiliare competente? Sì, non c'è ovviamente nessun problema, anzi sarà l'occasione per ricostruire anche, come dire, l'azione di monitoraggio e anche di intervento che il Comune di Fano ha fatto in questi mesi, in cui a parte un giorno siamo riusciti a garantire la continuità di questo servizio pubblico essenziale a partire dal primo giorno di scuola.